Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Sei mesi dopo il paziente 1 parla alla moglie e dice: noi che abbiamo vissuto il Covid, ai giovani chiediamo di usare la testa, c'è troppa superficialità. Intervista al fattoquotidiano.it di Valentina, che insieme al marito è stata tra i primi casi di coronavirus in Italia. Racconta quei tragici giorni, dai primi sintomi al ricovero, poi la lenta guarigione del marito, la scomparsa del suocero. Della situazione attuale dice: capisco la necessità di ripartire, però sarei andata più coi piedi di piombo con le riaperture, forse anche perché ora sono mamma e voglio salvaguardare mia figlia. Gioele Mondello, il padre, riconosce le scarpine trovate ieri nei boschi. Sono due, gliele ho comprate io con Viviana, ha detto. Il riconoscimento è avvenuto nella sede della polizia scientifica, dove l'uomo si è recato anche per il rilevamento del DNA insieme al papà di Viviana Parisi. L'attesa ora è per i primi risultati medici relativi all'analisi dei resti. Ieri il marito di Viviana Parisi aveva attaccato su Facebook dicendo 5 ore di lavoro di un volontario rispetto a 15 giorni di 70 uomini esperti mi fanno sorgere dei dubbi oggettivi sui metodi adottati per le ricerche. Repubblica si schiera con le altre testate del gruppo contro il taglio dei parlamentari. Ezio Mauro ritwitta, ma nel 2013 diceva il contrario. Con un lungo editoriale, il neodirettore nominato dagli Agnelli elenca i motivi per cui, a suo dire, la riforma indebolirà e non rafforzerà le istituzioni repubblicane. A giugno copertina dell'Espresso contro il referendum, in linea anche Huffpost, così il Fu Gruppo, l'Espresso dice addio a uno dei temi cari da decenni alla sinistra e ai suoi ex direttori. Forza Italia dice apprezzamento per il coraggio. Regionali, Di Maio rilancia l'appello di Conte, accordi dove è possibile. Il PD Marche dice qui i 5 Stelle nostalgici del governo con la Lega. Dopo l'intervento del Presidente del Consiglio, intervistato dal Fatto Quotidiano, anche il Ministro degli Esteri rompe il silenzio e auspica il raggiungimento di intese locali mantenendo come priorità l'ascolto dei territori. Ma né in Puglia né nelle Marche sembra possibile risedersi al tavolo. Il segretario Dem Marchigiano dice: vinceremo comunque perché in tanti delusi dal movimento sono già con noi. Lega sospende la senatrice Casolati, ha preso bonus di 1.500 euro della regione Piemonte, gioielleria con 100.000 euro di reddito. Insomma, chi è questo militante leghista da decenni, ex consigliere comunale e senatrice dal 2018? Casolati è proprietaria di una storica gioielleria in Galleria Umberto I a Torino, in zona Porta Palazzo. Nel 2019 ha dichiarato un reddito complessivo di oltre 100.000 euro. Il capogruppo Romeo ha detto: anche se non è stato commesso alcun illecito e il contributo è stato già da tempo completamente restituito, non è opportuno che i parlamentari accedano a questo tipo di sussidio. Notizie da Napoli e dalla Campania. Colf e badanti, a Napoli la sanatoria è da record, ci sono 19.000 domande e Napoli, la città che subito dopo Milano ha fatto registrare il maggior numero di domande di regolarizzazione dei lavoratori immigrati. I dati, insomma, appena pubblicati dal Ministero dell'Interno, dimostrano che non c'è stata la corsa all'emersione del lavoro nero. Dall'intera penisola sono arrivate poco più di 200.000 richieste. Nelle previsioni si era ipotizzato che ne arrivassero fino a 500.000, ma pur nel generale ribasso Napoli ha fatto registrare un numero consistente di richieste. Da patronati, consulenti del lavoro e privati sono arrivate complessivamente 19.239 domande, 17.426 per i lavoratori domestici e 1.813 per i lavoratori subordinati, che come previsto dalla legge sono quelli del settore agricolo. Regionali Campania 2020, De Luca sfida Caldoro, 15 liste contro 6, ultime ore frenetiche tra i partiti per trovare la quadra sui nomi da inserire in lista. Oggi scade infatti il termine per presentare gli elenchi elettorali. Da un lato c'è la sfida tra le varie coalizioni che si combattono per cercare di arrivare a Palazzo Santa Lucia, dall'altro sono tante le guerre interne.
fra gli stessi compagni di lista nella corsa per trovare un seggio per il Consiglio regionale. Si va dalle 15 liste a sostegno del governatore uscente Vincenzo De Luca al simbolo unico del Movimento 5 Stelle, che pure inizialmente aveva in progetto di apparentarsi con almeno una lista civica per aumentare i consensi, ma l'idea è fallita sul nascere. Sono invece 6 le liste per il centrodestra: Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, UDC, la lista Macro Regione Sud, che fa riferimento al candidato governatore Caldoro, e la DC di Francesco Pionati. Notizie dalla Puglia. Lecce: ragazzini lanciano sassi contro camion guidato da Barese, scattano le denunce. 9 minorenni sono stati sorpresi a gettare sassi contro le vetture in transito sulla statale 16 all'altezza di Corigliano d'Otranto in provincia di Lecce. Una delle pietre ha colpito un camion lanciato da un 44enne di Alberobello in provincia di Bari, mentre transitava in direzione sud. Monopoli, capitolo Lido invade spiaggia libera, attrezzature sequestrate, gestore denunciato. Il Lido si allarga alla spiaggia libera occupandola senza autorizzazione con ombrelloni, sdraio e lettini. L'irregolarità accertata dalla Guardia Costiera ha fatto scattare il sequestro delle attrezzature, circa 50, a carico di uno stabilimento balneare in località Capitolo a Monopoli. Notizie da Treviso e dal Veneto. Turisti rientrati dalla Croazia, 35 nuovi positivi in 24 ore nella marca trevigiana. Zaia dice dati preoccupanti. Isolamenti raddoppiati dalla fine del lockdown. Nei 4 ospedali dell'USL 2 sarà potenziata la capacità di test ai vacanzieri. Via Venier serve la terza corsia sul ponte. Treviso, il dibattito sul futuro del traffico dopo la realizzazione del nuovo park dell'ospedale. Rasera, salvaguardia ambiente, dice contro la giunta, che dice inutile allargare il sottopasso se resta l'imbuto all'incrocio con il PUT. Treviso sfiora i 100 casi in un giorno, contagi come nel picco dell'epidemia. In Veneto un infetto su 3 arriva dalla Marca. Da martedì tamponi su accesso libero a chi presenta sintomi del Covid. Riapre ICO, i Villani fanno una pizzeria e nuova società alla Canova del Sile. Valzer d'agosto per i locali a Treviso, trattativa anche per i Due Camini e in Piazzetta Trentin. Anche De Gusto scruta il futuro. Obbligo delle mascherine dalle 18 alle 6, la prefettura ordina un aumento dei controlli. Nonostante i cittadini stiano rispondendo bene alle ultime disposizioni, la decisione è stata presa per evitare possibili assembramenti. Notizie dal Friuli, Venezia Giulia. Coronavirus, nuovi casi legati alle discoteche di Lignano. 6 dei 14 positivi registrati nelle ultime 24 ore in regione sono legati ai locali da ballo, lo spiega il vice governatore Riccardi. Si è completato lo screening disposto dall'azienda sanitaria del Friuli Centrale sul personale e su chi aveva avuto contatti stretti con le 6 persone tra clienti e lavoratori di 3 discoteche di Lignano risultate nei giorni scorsi positivi al Covid-19. Le indagini erano partite dopo che 2 ragazzi veneti, una volta rientrati a casa, avevano scoperto di essere stati contagiati dal coronavirus e nel corso del tracciamento dei loro contatti avevano detto di aver trascorso una serata in un locale lignanese. Interventi di soccorso a Chiusaforte, Tualis e Dolegna del Collio. Le richieste di aiuto sono scattate quasi contemporaneamente tra le 19.45 e le 20. 3 stazioni del soccorso alpino sono impegnate in 3 diversi interventi scattati quasi contemporaneamente, come dicevamo, tra le 19.45 e le 20. In comune di Chiusaforte 2 adulti e 2 giovani hanno chiesto aiuto nei pressi di Casera Goriuda di Sopra, a quota 1.400 metri circa, dichiarando di essersi persi. Erano partiti da Sella Nevea per fare un lungo giro, sono stati raggiunti alle 21 dai tecnici della stazione di Cave del Predilla assieme alla Guardia di Finanza di Sella Nevea. Stanno bene, insomma, sono scesi appunto assieme verso il Fontanon di Goriuda. Testate, calci e pugni, brutali aggressioni a Barcola. La polizia locale di Trieste ha individuato il responsabile, un 20enne, anche grazie a un video registrato dal bus di linea. Il 9 agosto, nel primo pomeriggio, verso le 15.30, lungo la riviera barcolana, è avvenuta una brutale aggressione all'altezza della pineta di Barcola. In quel frangente, affollatissima, sul marciapiede Lado Monte, all'improvviso è scoppiata una discussione tra 2 giovani e un altro in compagnia della ragazza.
Rientra a casa e trova il marito senza vita. Tragedia nel primo pomeriggio a Gemona del Friuli. A nulla sono valsi i soccorsi. L'uomo aveva solo 54 anni. Tragedia nel primo pomeriggio a Gemona del Friuli. Un uomo di 54 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione. A rivenire il suo corpo esanime è stata la moglie, che era uscita poche ore prima per alcune commissioni. La terribile scoperta al rientro. La donna sconvolta ha chiamato subito aiuto. Inutile purtroppo il tempestivo intervento dei sanitari. Auto si cappotta a Cordenonce, conducente elitrasportato. Fuoriuscita autonoma nel primo pomeriggio lungo l'ex provinciale 51 che porta in direzione dei Guadi. Incidente, come dicevamo, poco prima delle 15 a Cordenonce. Un'auto che stava percorrendo l'ex provinciale 51 in direzione dei Guadi è uscita di strada terminando la sua corsa in un campo dopo essersi cappottata. Bene, cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.